In teoria avevo iniziato a registrare prima, ma ci sono stati problemi tecnici, quindi è lui adesso che sta hostando, quindi probabilmente che io laghi, oppure viceversa. Io sto sbagliando, stavo sbagliando strada, dicevo. No, nemmeno. Piano, piano. Allora, prossimo boss sta al 29, in realtà è che probabilmente il boss più facile da fare. Dovremmo stare tranquilli in realtà. Anzi, anche se facciamo le missioni offline, dovremmo stare tranquilli per quanto riguarda livelli di boss e missioni principali. Tranquilli proprio dobbiamo stare. Io ho preso questa qua, c'ho questa qua che è questa leggendaria. L'abbiamo trovata prima. Io c'ho il revolver. Ma che? Io sparo orribilmente sta cosa. Sì, però comunque a casa mia se c'ho una probabilità di dare fuoco alla gente più alta del normale, al colpo spara. Un colpo fa fuoco. Io invece ho fatto da coltellare con R1 e mi è entrata la granata. Destiny. Destiny, esatto. Perché sto registrando l'altra serie, quindi mo sono incoglionito sto. Che poi, cioè, essendo registrazione di quelle classiche senza il dialogo, senza me che parlo, ce parlo sopra, sto a manetta, quindi. Ho 3 giorni che ci sto. Quanto è rigido quest'uomo? Molto molto Oddio, molto vero? rigido. Si sciolga, la portiamo a bere qualcosa. Dai. Su, dai, su. No? Passibile, Oddio, come non mai. Impassibile, ho tirato un colpo in testa e sanguinato niente. come. Aspetta, questa quant... Che velocità di fuoco c'ha sta mitraglietta che ho comprato? Oh, santa madonna. È lentissimo. Però c'è un caricatore a tamburo. Vabbè, giusto per non fare due passi fino lì. Madonna, ho ucciso qualcosa che ci ha dato 2000 HP. Ah, ecco perché. Ci è arrivata la sfida. Questi sporchi criminali controllano l'accesso alla Trash Coast. Trash L'isola non è Coast. in modo da investigare West Coast, ulteriormente. Trash Coast. La canzone con California Girls, come si chiama. Buoni vecchi tempi. Vedete che sto laggando. Il mio colpo Stai arriva. laggando? Si vede perché quando sparo il colpo arriva dopo 3 secondi dopo. Bersaglio colpito. Trovato. Prego duro. Oddio, girasoli. Ah no, non sono girasoli. Girasoli. Ah. Sembra che i proiettili vadano alla ricerca del bersaglio se sto senza mirare con il revolver.
Ah, sì, no, credo ci sia. C'è lato mira se non sbaglio. C'è lato mira in sto gioco se non sbaglio. Cioè, mira, mira, auto mira, mira aiutata, assistita. Io rivoglio i miei cecchini che usavo sul secondo e sul pre-sequel. Quelli dove puntavi prendevi. Mi sono suicidato, non ci credo. Io gli sto sparando addosso, ma i colpi non ce vanno, eh. Io ti ricordo sempre che la tua cotoletta ti cura. E poi devi guardare un po' di più la mappa, perché ce n'avevi uno alle spalle che ti stava sparando a un quarto d'ora ed è anche un duro. Segno, se deve sapere però. E dai, neanche il tempo di reagire. Ma dove sei? Tu mi segni notte. Qua sopra. Sono incastrato. Perché? 50 anni dopo sono riuscito a salire. Ah, ecco cos'è quella passiva che diceva. Ogni tanto mi comincia a sparare più raffiche di prima. Non è granché sta leggendaria però, eh. Qual è leggendaria? Quella che abbiamo preso prima. A qualcuno serve energia. Ah, dai, una leggendaria. Questa. Vediamo cosa ho trovato. La leggendaria che ho preso, sì, comprato prima. Me l'aspettavo. Ah, ok. Lanciarazzi. Dicevi? Beh, hai trovato una leggendaria? Dicevi? Dicevi? Vabbè, ho trovato anche questa qua io. Ho visto la qua che brucia molto male. Allora, dobbiamo andare avanti perché qua sennò non si finisce nulla. Eh già, tra l'altro ho lanciato la leggendaria proprio azzeccatissimo. Cioè ti ho detto, l'hai detto tu, sei arrivato e hai detto guarda ho trovato sta leggendaria. Ah sì, guarda, aspetta. Tra l'altro il punto di precisione era raro comunque, non comune. No, perché ho dato te gli shotgun perché primo non è che li usi più di tanto io, secondo tu c'hai i bonus con gli shotgun in teoria. Sì. Se c'hai le abilità di precisione, ma cos'è sto fucile? Aspetta, ho visto bene. Sei di precisione, aspetta. Ah, hai fatto il giro. Aspetta che c'è un'altra torre. Ah, ghiam, mi ha preso un pieno. Guarda, lo sai che era l'unica cosa che mi... Sai che mi rosica un po' però sta cosa di tutti sti annunci che stanno uscendo? Perché non c'ho i soldi per comprare i giochi. Che palle! No, ho deciso, Clapton sarà la mia mascotte. Ah, ok. Ho deciso, è la mia mascotte, Clapton. Devo solo cambiare, decidere uno stile. In realtà questo è il boss che dobbiamo fare, è il boss più facile di tutti. E se ce ne sono 5 di boss, è il più facile di tutti, secondo me. Con Mordekaiser ci ho messo ci ho messo tanto perché c'era tanta vita, ma ci ho messo pochissimo a farlo. Devi semplicemente non fatte colpi. Ah, ok. Quindi basta che schivi. È un bersaglio mobile. Devi prepararti. Non è il momento di riposare. Molto dipende dalle tue azioni. Quest'ultima sfida sarà la più grande.
Beh. Sì. È letteralmente il più grande in effetti. Potrei usare questo, ma... aspetta. Allora. A me mi sa che mi tocca togliere sta pistola perché sennò... ok, questa qua. Il revolver al momento non serve a niente. Sbaglio, con le armi iridiane ti muovi molto più lentamente. Non mi sembra. A meno che non lo dice proprio l'arma. Guarda, guarda. Questa è la mia velocità di movimento. Beh. Metto l'arma iridiana. Sì. Sei un pelo meno veloce. Forse perché quelle cose assorbono energia e quindi ti rallentano. Forse è quello. Credo che lo romperò questo coso. Sì, sì, c'è scritto in ogni cosa, in ogni arma iridiana. Come mai? Non lo so, perché non sanno che cazzo sia, quindi dici è probabile. Ops, ho attivato la missione, ho attivato la battaglia. È la Madonna. Non è carino, è coccoloso. Più o meno. Guarda che occhi. Ma che è uno skeg? No. Uno skeg enorme. Ah, Rack Hive. Nido di Rack. Nido di Rack. Sì. Mira gli occhi. E occhio, vedi, spawnerà parecchi Rack, quindi come vedi, come li vedi, falli fuori o attiva la torretta, fai lo che ti pare, tanto ce l'ha con me. Mamma mia, quanti ne ha lanciati, quanti ne ho fatti fuori. Ah sì, occhio a quelli kamikaze, eh. Ok. Sì, ne spawna di diversi tipi. Non sta nello stesso punto perché te carica, te carica. Boom. Ah, gli ho distrutto un occhio. Ok, quindi gli occhi dopo un po' smettono di... E girati. Ah! Occhio, onda d'urto, salta, salta. Quando vedi arrivare salta. Aia, non l'ho fatto neppure. No, 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 no. Kamikaze, eccoli. Vengo di te. Vanno con me. Anzi, sì, è vero, usiamo il fucile a pompa contro sti Rack. Cioè, da in lontananza, sì. Arrivano altri Rack per te. Ma che schifo! Sta cagando addosso sto stupido, stronzo. Stai fermo, maledetto. Aia! Vabbè, non mi ha fatto niente. Prendo il lanciarazzi. E tanto lo sto tankando io. Boom! No, guarda, se non lo prendi... gli fai un cazzo se non lo prende agli occhi, Attento che sei senza scudo. E anche poca energia. Carica! Vabbè. Aia, non carica. Ma tu non da tutto, però. Boom! No, merda. Via! Boom! Ma non gli stai facendo niente, fidati. Non vedo proprio i danni che gli stanno diminuendo la salute. Boom. Salta, aspetta. Ok. Ah, ne fa due di onde d'urto, ecco. Sì, ne ha fatte due. Oh, state un attimo fermo, porca miseria. Ok, un altro occhio è andato. L'altro occhio, ok, ne è rimasto uno solo. Dalla tua parte. Vabbè, no, cioè, è da me. La prego di stare fermo. Non è così facile colpirla nell'occhio, Crepa. Crepa. Oh. È andato. Sei di livello 3. Sei salito di livello 3 così di botto. A livello 3 di cosa? Armi iridiane. Ah. Vediamo. Okay, c'è un cecchino. Liquid Bright. Nasty Repeater. Ma al massimo li vendiamo. No, il revolver mi sa che mi serve a me. No. Neanche il revolver mi serve. Vabbè, andiamo. Di qua c'è sta la cassa con la chiave. E tra l'altro pensavi che i Ryuji non era l'unico Ryuki.
Metti la torretta, vediamo se l'attiva, se la lagra automatica. Chi era la torretta? Metterla. Non la potevi mettere. Dio. Dio. Non lo posso prendere perché non ha vita, non ha la barra della vita. Ma che palle. Ah, è un altro boss quello? Non lo so quando apparirà, non l'ho mai scombattuto. Ah! Murak ha droppato. Sto sparando a caso io. Credo ce ne siano ancora perché vedo i puntini. Anch'io. Eccoli là. Sparando totalmente a caso. Perfetto. Uè, pezzo della chiave della cripta. Sì, quanti soldi? Terzo. No, quarto. Sì, perché uno ce l'ha la Tiannis. Uno abbiamo preso da Chrome. Uno c'è la Sledge. Questo è il quarto, sì. Forse. Ok. Adesso la parte peggiore. È già la sua carcassa in decomposizione. Ed è già la sua carcassa in decomposizione. In realtà è esplosa la sua carcassa. Perché sei perché non l'hai visto. Mentre stavi raccogliendo le armi. La carcassa è proprio esplosa. Ah, ok. Sì, però non ha droppato un cazzo. Che palle. Troppo fa proprio schifo lì in due. Vabbè, volendo però in questa zona ci sono altre due casse di quelle. Ma queste sono casse aperte però. Non è, queste sono altre casse. Ci sono altre. Un altro paio di casse di quelle buone. Stanno nell'altra isolotta qua. Ok. Quelle buone sono quelle grigie, giusto? No. Sì, no, lo so, dipende. Quelle buone sono un po' tutte. Cioè, alla fin fine lo sai che è randomico il coso. Però alla fine, guarda, a sto punto della partita ti direi più che altro mettete la regola, non raccoglie cose che non siano oltre il verde. Cioè, tutto ciò che non è che non è oltre il verde non lo raccoglie proprio, perché o non vale i soldi o non vale neanche il tempo di guardarlo. Non senza il mio claptrap. Ah sì, dobbiamo andare a New Haven, a Old Haven, a liberare il claptrap della Tannis, che ci sbloccherà anche un claptrap del magazzino. Ok. Ecco perché sali di livello così velocemente. Sei già a livello 4, mi sa, con le armi eridiane. Sono belle. Io non le ho usate. Qua c'è la salsicciotte. Ma ce ne stanno diverse, ce ne sta una che è piccola quanto una pistola ma spara come uno shotgun praticamente. Ah. Ma fanno tantissimi danni. No, perché altro spara con l'ampio raggio, no? Quindi. È come se spara tipo delle specie di sferette. No, questo qua spara dei raggi proprio. Questo sì, lo so che spara tipo railgun. C'è la railgun sul 2. La arma... Sì, è un... No, non ci credo. Aspetta. Aspetta. No. Aspetta, magari gli do una mazzata se sposta. Oddio! Wee! Aspetta. Mi sa che invece vado saltando le cose. No. Wee! Come è possibile questa cosa? Si è rincastrato. Aspetta. Ok. Olè. Evoluzioni da sballo. Altro che 100% Brumotti. Infatti. Evoluzioni da sballo. Allora, Old Heaven. Dove ci stanno i Lens? Che ti voglio uccidere. Che cavolo, devo liberare ancora il claptrap io. È quella la missione da fare. Ah, ok. Quel claptrap lì. Quello claptrap è quello di Tannis, quello della Tannis. No, perché questo qua. La gabbia. Sì. Dopo avervi liberato quello si attiva quello di del magazzino, ti sto dicendo.
Perché se adesso lo vai a cercare non si vede. No, perché c'è sì, c'è il punto esclamativo, c'è il punto esclamativo, ah, e sì, non si vede, lo so, è un bug del gioco purtroppo. Si attiverà soltanto aver fatto questa qua. Levatevi dalle palle anche di corsa. Ok, ora mi incazzo. Lancia razzi! Lancia razzi! Aspetta, non serve, okay, non serve. Avevo dato fuoco a quel tizio là dietro. Non ho mai visto niente del genere. Te lo do io il campo militare. Al picnic aziendale andiamo. Ma c'è il picnic aziendale dei Crimson Lens. È zigo zago. Oddio. Sto cercando di distruggere la torretta. Bello distrutta. Metto la torretta io. E vabbè, sono morto. Tu la metti troppo tardi. Tu la metti troppo tardi. Quando stai andando al rosso della salute, già la dovevi mettere. C'è un fante duro. Lo so. Quando il problema arriva, lancia razzi. Io mi incastro come al solito, perché sto gioco proprio mi odia a volte. Quindi il mio personaggio non si incastra nei 2 secondi. Vendo. Non è possibile, io la sto colpendo la torretta. Mi segna l'hit ma non vedo lì la salute scendere. Ok, adesso sì. Sono invisibile. Arancino. Non parlare. Non nominare il nome del santo. Ops. Ah, il fatto che i razzi arrivano. Ma lo spray di sto coso fa schifo. In piedi, soldato. Non sono un soldato. Boom. Ma sono belli i lanciarazzi, perché tu non li sai usare? Ma che cazzo ne so io? Io sparo, non gli faccio niente. Sempre bello venire. Ah. Vabbè, è un modo di classe berserker. Vabbè. Ok, è una leggendaria. Ah, sto sì. No, è una epica. Il pezzo finale c'era il barone Flint. Adesso andiamo a... Se i Lens si accorgono di quello che stiamo facendo, le cose si metteranno male. Per te, non per me. Io sono al sicuro e sto sorseggiando una buona camomilla. Anche loro conoscono la leggenda della cripta ed è molto improbabile che ti permettano di fare ciò che vuoi. Perché sarà dell'Atlas? Il che spiegherebbe come ha fatto l'Atlas, come ha già detto. Eccolo qua. Per esempio non c'era neanche la cassa quando c'è stato, non c'è stato. No, non è che stava. Liquid Sniper. Liquid Snake. Snake Eater. Se ne va. Dopo le grandi citazioni se ne va. L'uomo dalle mille citazioni, è così che mi facevo chiamare. Io invece vado un attimo a vendere le mie robe. Incendiari Thanatos. Thanatos. È una divinità di greca, sta anche su Smite. Dio della morte. Big Tony dice ciao. Ah, ciao anche a te Big Tony. Oddio, che dice? Dice ciao. Ah, salone da culo? Salone da culo dice ciao. Energia.
Ok, ho venduto un po' di roba. Ma che fai? Uccido gente a random. Tanto devo andare a portare la missione. Devo riportare la missione a quel claptrap. Vabbè, gliel'ho portata io. Ok. E allora andiamo verso l'uscita. Dov'è sto scemo col lanciarazzi? Ah, ok, stavo lì. Parte della chiave. Cazzo, non me ne sono accorto. Cosa? È un Atlas. C'ha tutti i verdi. C'ha tutti i verdi. C'ha tutti i verdi. C'ha tutti i verdi. C'ha tutti. Tutti i verci verdi. Tutti. Guarda. Quindi le Atlas sono le armi migliori? Eh sì, sono quelle migliori. Per me invece è una... una Vladov, vabbè. Cioè, è semplicemente un Atlas verde, ma guarda quanta potenza, quanta utilità c'ha più rispetto a una... a una normale. Quando c'ha di statistiche? 119, 74.4, 12.9, più 5. 59 di caricatore, ma c'ha... più 35 dimensioni caricatore, più 50% di riduzione di inculo, più 61% di danno, più 53% di velocità di fuoco. Buono! C'ho praticamente un cannone in mano. Accendiamo, per me giusto. Ricordi quella zona di merda con tutti i veicoli che ci attaccavano? Bene, ce n'è un'altra! Ah! Solo che questa è praticamente la zona finale. Ah, la zona finale del gioco? Praticamente sì, perché il Flint è il penultimo boss. Sei qui. Ottimo. Non vedevo l'ora di incontrarti. I miei uomini sono impazienti, anche se io intendo assaporare questo momento. Uccidilo! Fino a vedere il tuo sangue che impregna la sabbia e la tua carcassa che diventa cibo per Rack. Ah, sti bastardi. Ah, scendi! Sti stronzi! Che stronzi! Si sono fatti saltare in aria con l'ammezzo! Vaffanculo. Oh, alle spalle. Sono rimasto con 59. Io non c'ho così tanta vita. Però mi posso rigenerare. Sti maledetti bastardi. Oddio, pensavo che stessi per prendere. Guarda che velocità con cui l'ho uscito. Ne sta arrivando un altro. Ok. Dov'è? Hai sbloccato quella macchina come fosse cracker. Che ci... vuoi il mio silenzio? Due o niente? Ma ho solo un cracker. Accendete i fotori. Da mamma ho preso il morbillo. Madonna, quanti anni sono sul film. Ogni anno lo fanno. Mi sa che si è incastrato da qualche parte questo scemo. Epicette! Io non posso correre. Perché? Ah! Non sta... ah sì, giusto. C'è la moda della gamba. Sono una bellissima principessa. Come... sì, tu ti ammazzerai le risate con l'ultimo DLC. No, il penultimo alla fine, perché se deve uscire un altro il 9, il penultimo DLC di Borderlands 2 ti farà ammazzare le risate. No, perché allora, se ho capito bene, quest'ultimo DLC sarà praticamente un'anteprima, una spiegazione di quello che sarà, che succederà nel terzo, se ho capito bene. Si chiama Lilith e la difesa di Sanctuary, mi pare, non mi ricordo, non... se ho capito bene il titolo. Ho finito i caricatori. Però questo deve stare fermo perché io non c'ho la pazienza di inseguirlo. Ma vieni qui a spararci! Oh! Andiamo, ora le porte sono aperte. Ho trovato la via fino alla mia porta. Come posso cacciarti quando hai tanta voglia di morire? Accomodati, entra nella mia umile dimora. Non è una trappola, no. 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 Solo che l'unica porta Thor più vicino. Infiltrata. Thor, sì, è questa. La scavatrice. Se trovassi la porta sta in colonia, vaffangiro. Anche qua ci stanno due missioni che al volo possiamo fare. C'è sta una che bisogna cercare un'arma, un'altra. Ah no, il claptrap ci dovrebbe stare. Claptrap direi dipende sempre. Tanto non so quanto difficile. Ok, sono una divinità in persona adesso.
con questa mochila d'assalto. C'ha ragione Marcus quando dice prendi un Atlas e senti il potere delle divinità. Cristo. Guarda li squaglio. Tu sei ineluttabile. Non l'ho capita la citazione. Come non l'hai capita? Non l'ho capita. Credo di averla già sentita, ma non ricordo mica dove cazzo sta. È un film uscito di recentissimo che ci fanno un casino di meme. Ma Avengers. Sì. Ah, chi l'ha vista Avengers? Endgame. Non l'ho visto. Ah, non l'hai visto? Allora ecco. Con quali soldi vado al cinema? Dovevo andare a vedere al cinema Aladdin al cinema con mia madre l'ha detto, poi ha detto no, non ci stanno i soldi. Vabbè. Comunque lo dice Thanos. Ma va, non avevo dubbi che lo diceva lui. Che poi Thanos è diventato famoso solo per Fortnite, secondo me. Vabbè, perché Fortnite ha preso, ha fatto il come si chiama? Contratto con no, per far pubblicità al film. Se per questo ci stanno le skin degli Avenger proprio. Io sinceramente quando ho detto il primo film Infinity War ho detto tanto moriranno tutti sicuramente. Vabbè, che è successo? Sono morti tutti. No, replicato perché è come quando ti dicono tanto muoiono tutti alla fine del film per fare tipo lo spoiler, allora ti guardano tipo dai, no. Lo fai per scherzare, poi invece c'hai ragione, dico cazzo, non è possibile. Avevo ragione. Fico, me l'aspettavo. Oh, aspetta, il mio personaggio ha detto qualcosa. Ha detto figo, non me l'aspettavo. Edior. E ricordo che non siamo nel 2 e non sei in single player, quindi se tu metti in pausa i colpi ti arrivano lo stesso. Lo so, tanto non mi stavano stando. Ti credo, ho già scesi tutti io. Questo dovrebbe darci una cassa in teoria, oltre a quello. Parla mio Claptrap. Dove mi porti? Ah sì, è qua, giusto. Oh, che cadenza di schifo. Altro bottino, accetto volentieri. Solo scudi e mod di classe. Baby a triple. Mio. Anche questa. Vabbè, sono tutte e due mod mie, infatti. Questa mi dà argento vivo, alta velocità e potere femminile. Argento vivo è questo. Alta velocità, che cazzo è? Ah ok, quella che mi devo fare dopo. E potere femminile è questo. Davvero? Aspetta, c'era un duro? No, non c'è un duro. Ma allora ho fatto a morire? Hai pochissima vita e ti sei preso in pieno due colpi di fucile, tre colpi di fucile a pompa. Direi che un pochino di danno ti fanno. Ah, eccolo il duro. Me lo sto sciogliendo. Un altro che mangia la polvere. Another one bite the dust. Another one bite the dust. E sta canzone è soltanto perché c'è stato su Jojo. E c'è la citazione a Jojo. Yotta so. Allora, sfodiamoci. Sta tempesta, questa mod di classe tempesta non è malvagia. Elettrocuzione, irradiazione, macellaia del... Vabbè, no, sti cavoli. Vuoi un kit medio così ti la smetti di essere in rosso con la vita? Nah. Vabbè, poi crepa. Tanto ce l'ho già. Sì. E allora perché non li usi? Oh, che figa la croce in 3D di questa cosa di... Appestatrice, SS, danno corrosivo, veleno, ardore interno, giochi mentali più resistenza corrosiva. Interessante. Costi un po' tanto, però la prendo. Quindi c'è una mod... c'era una mod di classe per qualche personaggio per renderlo più potente per danni corrosivi.
Dov'è che si entrava? Di qua. Credo. Sì, di qua. No, non era qua. Ma cazzo! Da qui? No, di qua ci stanno. Ah, sì, sì, è di qua. Basta guardarli per uccidere ormai. Bravo, quasi ucciso, ti sei quasi ucciso da solo. Mo che non ci stanno nemici a tiri. È spettacolare. Esatto. Giusto per curarmi. Ah, giusto. Ah, ti cura proprio? Adesso c'ha pure il field. Oh, interessante. Sei anche ampliato l'aria, si vede. Ok.